Dottore, dove ci porta stamani? Stamani è la classica passeggiata alla lama che facciamo una volta all'anno. Siamo partiti da Prata alla Penna, sopra l'eremo di Camaldoli, e passando per un sentiero un pochino più lungo che si chiama Acuti arriviamo fino alla lama. E ora ne vedremo delle belle. Questo qui, questo cippo qui segnava il confine fra Leopoldo II, fra il Granducato della Toscana e i Camaldolesi. Qui c'era scritto Leopoldo II 1883 e qua si vede ancora il calice, se vedi c'è il calice qui dei Camaldolesi. Vedi, guarda il calice, vedi? Questo è rimasto, questo è rimasto. Abbiamo incontrato questo che è uno degli abitanti, diciamo, di queste foreste camaldolesi, che quando soprattutto è umido, stanotte infatti è piovuto, quindi ora il terreno è un po' umido, escono fuori, che è la salamandra. Qualcuno dice che è leggermente urticante, per cui non la prendiamo in mano per farla vedere, però la possiamo riprendere mentre piano piano gira per i suoi luoghi. Sente troppo. Cameraman che si rifocilla, siamo arrivati alla lama. Strada dura. L'hai fatta bene, dai, non ce la mentiamo. Ora il poi peggio. Ora sai che ci attende anche un buon pranzo che ci hanno preparato qua i forestali, e quindi la fatica ne valeva la pena. Della lama. Dunque, noi siamo partiti da Prata alla Penna, che si troverebbe fra Badia Prataglia e l'eremo di Camaldoli, e abbiamo fatto questa strada che ci ha portato attraverso il sentiero che si chiama Acuti per 7 km e mezzo, ci ha portato fino qui alla piana della lama. Siamo in una zona integra, insomma, di queste foreste casentinesi, che è stata completamente riorganizzata. Ecco, qui c'è l'ispettore Carl Siemon, che fu mandato dal Granduca appunto per amministrare queste belle foreste, e da lì insomma è rimasta questa tradizione. Sì, non lo so. Avvocato Stefani, com'è andata stamattina? Ah, una
bella giornata davvero, bellissimo. Posto però, meraviglioso che... Però poi tutta discesa comunque, ecco, lo devi intervistare al ritorno. ha ragione, il dottor Parca, perché tutta in discesa e invece bisogna provare la salita, perché è la salita quella che forma, che ci mette alla prova. E qui di salita ce ne sarà molta, e sulla salita parleremo di tante cose, perché vengono in mente tanti aspetti che ci circondano e che ci fanno pensare a un percorso in salita. Si pensava fosse tutto, ma non è bene che partita, Sergio. Ho fatto il conto fino a questo, a un certo punto si sono aggiunti dopo, capito? Ma è così. Questa è una macella. Molto interessata a questo tempo. Ma noi no. Cioè io non c'ero. La meglio a sciare per. Perché la 20 anni fa sì. Ha ragione. Allora ecco, voi che fate Antonio. Le notti bianche e poi vi tocca anche venire giù. Senti, o no? Senti, com'è il menù oggi? Come attento, sarebbe a dire? Io guarda questo ferro, sì. No, quello ti fa male. Il menù? Ma non l'hai già visto il menù? Salsiccia. Bistecchi con contorno di salsiccia. Niente bistecche perché la spesa l'ha fatta il nostro amico che notoriamente è piuttosto tirchietto. E allora rosticciana e salsicce e poco pane. Ma quanto pane? Così tanto pane da portare. Senti, qua non c'è pane, vedi, tutti pane. Sono a lamentarsi. Io ho pensato alla città. Però quello che c'è basterà. Lo faremo bastare. Si farà bastare. Come bravi fratellini. Da bere pare meglio. Che ce ne sia moltissimo. Pare che non manchi il vino. Fate prove, ma Enzo, guarda me, lascia spazio al fuoco, Enzo, scansati un attimo, scansati. Dove la dici? No, basta. Vanno alle linee, non le buttare più, va bene basta così. Per il rosticciana. Questa del maiale casentinese, non è il maiale della Romagna. Questo è maiale grigio, no, rosso. Questo è buono. Vale. Questo è grigio. È grigio? Sì. È grigio di Lonnano. Sì. E ce n'è un'altra, tutte queste qua. Elisabetta, come va? Bene, grazie. Andrà meglio tra poco che ho visto tutta la carne che c'è sul fuoco. E il vino. Sei stanca? Abbastanza. Considerando che abbiamo fatto solo la discesa. Ma anche preoccupata per la salita. Anch'io. Bene, siamo in due. Non è che pure mini di emergenza, è male. Se c'è qualcuno non ha voglia lo carichiamo sul pulmino dei forestali. Però in realtà la passeggiata più bella sarà proprio al ritorno. Nei famosi scalandrini, cioè la parte ripida, che però ci porta insomma ancora più nel mezzo alla foresta, poi ci sarà la cascata, insomma il bello ancora deve venire. Un po' tutto tra i sensetti che sta tranne le materie colorate. Giovanni, non mi hai detto nulla stamani. Non ho detto nulla, no, qui siamo alla lama. La lama vuol dire c'è un coltello affilato, no? È un posto dove dilamano le acque, dove si vede questo luccicare delle acque in questa pianura in mezzo alle montagne e deriva il nome da lì. Una pianura si è formata una confluenza di torrenti in mezzo alla montagna, ai piedi della montagna. La Romagna era toscana in virtù del fatto che le pecore
che era l'unica economia che c'era nella Romagna toscana, andavano in Maremma nell'inverno, no? Andavano a Maremma, per cui questa parte della montagna che gravitava sulla Maremma era toscana, anche in epoca, dal momento in cui parte le pecore, anche in epoca etrusca probabilmente. Poi la montagna dalla parte, la montagna si divide a crinale quando arriva ai Longobardi, che i Longobardi chiudono il confine confrontandosi con la parte con i Ravennate, no? Con i Bizantini. E allora in quel momento la montagna viene abbandonata perché non possono più andare, le pecore non possono più andare a Maremma, vanno verso Ravenna, non potendo andare a Maremma, vanno verso la Ravenna e i pastori non parlano più fiorentino, non parlano più toscano, parlano romagnolo. Quando arrivano i Franchi e sgominano i Longobardi, si riapre il confine. La gente della pianura risale su, da Ravennate risale su e riconquista la montagna parlando il romagnolo, no? E si crea questo confine linguistico fra Toscana e Romagna, in quel modo lì. E perché l'economia dell'epoca dei Guidi, dall'epoca etrusca, romana fino a tutta l'epoca dei Guidi, l'economia di queste montagne era la pecora. E anche l'incastellamento dei castelli era dovuto al fatto che si pagavano i pedaggi delle pecore per andare in Maremma e si proteggevano quei castelli i pascoli da allocare ai pastori, ai grandi possidenti di pascoli, no? Di pastori, di pecore insomma. E per cui tutta l'economia era basata sulla pecora da queste parti, non c'era, l'agricoltura era irrisoria, era una cosa misera, da nulla, da orto diciamo così più che altro. Poi pian piano la gente della pianura comincia a volere il vino, a volersi fare le vigne, no? E comprano le terre dai Guidi per farsi le vigne. Poi sempre più terre, finché nasce la mezzadria, che è una tradizione bizantina, la mezzadria, di avere della gente che lavora e che viene pagata con i prodotti. E metà al padrone e metà a chi lavora, no? Insomma c'è tutta una storia da raccontare di queste, a proposito di questa montagna, che è una storia praticamente non si trova sui libri, non è stata mai raccontata. Però l'antropologia sa che queste sono le fatti sono questi, perché non possono essere altrimenti, ci sono dei motivi fondamentali, scientifici, per cui la pecora deve transumare, deve spostarsi dalla montagna al mare e dal mare alla montagna, stagionalmente, perché altrimenti c'è una carenza di vitamina A e la pecora non sopravvive. Infatti gli animali di quel tipo lì transumavano anche da soli quando non c'era l'uomo, si spostavano continuamente dalla pianura alla montagna e dalla montagna alla pianura. Ecco. Noi stiamo mangiando qui avvinazzati e tutto, però ci sono anche altre realtà. Che ancora non sono partito. Siamo solo all'inizio, però ci sono anche altre realtà, come ci dicevi giustamente. Sì, no? Sì, no, volevo raccontare un aneddoto da Padre Protaglia, c'erano due amici che
tra cui uno era lo spazzino del paese, che raccontavano dei tempi della guerra, di quanto avevano sofferto la fame, tutte queste cose qui. E c'era uno che diceva, oh, si è partita una fame, e l'altro di rimando dice, ma cosa volete sapere voi della fame? Quando la fame l'ho conosciuta io, scappavano i topi dalle madie con le lacrime agli occhi. E invece, ascolta questa, allora il nonno di Irma, qui che è lui. No, ora il nonno di Irma io non lo conosco. L'abbiamo conosciuto. No, sapevo che il nonno di Irma era conosciuto per uno di bocca tonda, diciamo così, che mangiava tutto. Allora lì a Casi Rossi c'era una donna che aveva delle galline e una gallina gli era morta, visto che c'erano le malattie delle galline. Allora dice, se vai tu, non so come si chiamava il nome, fa mangiare la gallina. E dice, digli se vuole una gallina, però alle morta, per dire. Alle morta. E lui gli fa, dice, digli alla tale che io le galline vive non ho mai mangiate. Elisabetta! Oddio! No, ho bevuto, Antonio! Prova a stare in piedi su una gamba sola! Non ce la posso fare! Bella mangiata e anche bella bevuta oggi! Bene, tutto a posto! Ora c'è la salita che ci aspetta, sì! A dopo! Francesco, cosa mi dici? Bene! Sei stanco? No! Ho mangiato! A posto. Ma andavo fatti già, venivo dalla là. Dai anche quella palla. No, ma bisogna camminare. No, ma le gambe. Fantascienza! No, però io ho già una zaino di 45 minuti. Allora, se ne qui siamo al bivio per rientrare Fangacci, dove comincia la famosa salita che si chiama dei Scalandrini. Calandrini perché a un certo punto scalini, altrimenti detti scalini. Ripide è tale che ci sono delle scale piuttosto che il semplice sentiero. Quindi armiamoci di tutte le nostre energie affrontiamo i costolini. In un'ora e mezzo, un'ora e tre quarti, quindi affronteremo. Noi diamoci un'ora e mezzo di tempo per fare questa bella salita tutta nella foresta, ma indubbiamente anche molto ripida. Se si può fermare a riposarci, vede la cascata del Mascherone, che è molto bella. E anche la vista della diga. A un certo punto troveremo questa cascata, avremo un affaccio anche sulla diga, sul lago, insomma là di Ridragoli, e quindi forza e coraggio. Oh vabbè, lui è un transfuga. Su, avanti. Via. Possiamo avanzare? Questa strada è in salita. Ci farà digerire. Fa riflettere e fa pensare al cammino che il cittadino fa per la giustizia. Per ottenere giustizia è un cammino in salita, lo dico da avvocato, un cammino in salita attraverso gli Scalandrini,
dove se si riesce ad arrivare in cima vuol dire che la provvidenza ci ha aiutato e la giustizia può arrivare. Ci vuole immortalare mentre arranchiamo su questi scalandrini. Ora vedi che la salita comincia a tirare. Scalandrini, vorrei dire. Qui uscita dalla chiesa, mi sembra. Uscita dalla chiesa? Vedi che fa. Scalandrini. Noi siamo introsi. Fragola, no? Da Viareggio con furore. Questo è il tratto più ripido degli scalandrini, infatti abbiamo fatto proprio delle scale molto molto ripide e allora si può leggere nella faccia dei vari camminatori la fatica di questo tratto. Sta lì solo a mangiare la salsiccia. Va bene, andiamo. So. Mamma. Ti vedo. Questa scusa ci riposo. Ma due anni fa, ma il figlio di Mario e il nipote di Mario tornarono con la forestale. Non ce la facevo. Asciughiamoci, come dicevano in marina. Aspettiamoci via la cascata del... Mai abbandonare la salita quando ormai si è intrapresa. Oi. Ma anzi... Sull'ordine di 80 anni, guardate cosa mi tocca fare. Dobbiamo sempre avere una percezione di raggiungimento dell'obiettivo, arrivare al valico. Guai se non si arriva al valico, guai se non si arriva al valico e se non si ha motivazione ad arrivare al valico. Risultato delle enormi libagioni, abbondanti, sono tutti stramortiti lungo il sentiero. Ecco, risultato. Molto dura, durissima. Caro cameraman, vedi, ti può avere l'aiutante a sto giro. Sì. Fai ciò che vuoi. Farò delle cose orribili. Eccoli, hanno ripreso il cammino. Nel cambio ci sei guadagnato, io non ti voglio di niente. Per forza. Ci sei guadagnato, l'ha detto. L'ha detto che porte e va. Mi sa che ha pregato il posto. Ma guarda lassù! Allora, qui siamo sì, record. Qui siamo alla cascata del Mascherone, che è un punto è molto bello perché è un punto molto spettacolare in questa strada che noi facciamo per salire dalla Lama ai Fangacci verso Badia, verso Camaldoli. E questa che ora vediamo solo con un piccolo rivolo di acqua, in primavera o in inverno è una cascata veramente eccezionale. Quindi ora la facciamo vedere così perché siamo in estate, quindi c'è solo poca acqua, però è un punto veramente molto molto bello, molto interessante.
Zitti. Allora, sì. Su una pianta, sulla corteccia di una pianta, abbiamo trovato questo fungo che sembra essere il Ganoderma. Dovrebbe essere Ganoderma lucidum. Allora, comunque è un Ganoderma sicuramente. So che viene usato, ce ne sono tantissimi però di Ganoderma, quindi potrebbe non essere il lucidum, quindi pigliatemi con il beneficio di inventario. Sì. Allora, tra le cose che contiene è il germanio organico, che pare avere un'azione antitumorale e comunque un potente antiossidante, per cui viene usato nelle patologie croniche. Ne usano tantissimo, so che li coltivano, li essiccano e li utilizzano in terapie. Questo allora ce lo portiamo e lo facciamo lo vedere. Faremo vedere anche ai nostri esperti micologi, sì, Ganoderma perché... lucidum. Ecco qua. Eccoci, che qua passiamo il mascherone, Marco Antonio, il fondo Alessandro, Simone, Fabio. Ecco, questa è stata che l'inverno è molto più importante di così. Ci torneremo, Antonio. Ma. E magari la vedremo quando è proprio nel pieno del sacco. Ma a voi vi pare, ma quelli sono morti. Perché si vedono di schiena, ma loro non la fanno più. Ecco, abbiamo detto 3 km, qui siamo già al quarto. Come al quarto? Qualcuno ha mentito. Qualcuno ha mentito. Eccoci. Eccolo il ritardatario. Un ritardatario. Sì. Eccolo. Eccolo. Ed eccolo. Oh. Eccoli, ripresi anche i forestali. Mamma mia, che nebbia. Ah, ed eccoci arrivati. La camicia. Allora, siamo arrivati in cima ai famosi scalandrini. Se tu fai dei primi piani, le facce piuttosto sconvolte possono indicare come è stata dura la salita, però è stata una passeggiata molto bella. Tra l'altro siamo venuti su un po' in una nebbiolina, in un paesaggio quasi autunnale e in questo periodo il fresco è particolarmente gradito, devo dire. E allora noi ringraziamo tutti quelli che sono stati qui e anche i nostri amici Badiani, Gino, Pierluigi, Mario, che non lo vedo, dove è Mario, l'altro Mario? No, Mario è rimasto dietro. Mario. Sì, certo. Mario Romagnolo. Ma Sergio dove è andato? Pure. Sì, un po' su per la salita, ma che sono stati, ci hanno ospitato veramente in maniera molto molto simpatica e piacevole al rifugio di alla Lama. E allora anche per quest'anno, quindi abbiamo fatto la nostra escursione alla Lama, che è durata un pochino di più, dalla mattina siamo arrivati a metà pomeriggio. Messner. E mi fa freddo qua sotto. E allora insomma abbiamo fatto vedere anche quest'altro bell'angolo di Casentino e ci ripromettiamo di ritornarci presto. Il Casentino Svizzera è questo. Scozia. Scozia. Il Casentino Scozia. Va di moda la Scozia. Va di moda la Scozia. Va di moda la Scozia, sì sì. Bene, allora, ciao a tutti e alla prossima. Ciao. Oi oi oi.